Signor Presidente, colleghi senatori, io non voglio tornare ovviamente su tutto il provvedimento, visto che ne abbiamo già discusso abbondantemente qui in aula poco prima della pausa estiva, ma voglio riprendere alcuni punti che sono stati ovviamente modificati dalla Camera con alcune precisazioni. Innanzitutto ricordo di nuovo che questo è un mille proroghe d'urgenza che ha dovuto supplire a delle carenze del passato governo e della passata maggioranza parlamentare, perché non sono state inserite delle norme urgenti che servivano appunto per arrivare fino alla fine di quest'anno. Quindi questa è la prima motivazione. Ricordo che è un mille proroghe, quindi non è una legge di bilancio, non stiamo votando la fiducia, non stiamo parlando di tutto il nostro programma elettorale, ma parliamo di un provvedimento preciso. Parliamo innanzitutto della questione del terremoto, che è una questione che ci sta molto a cuore e che è qualcosa per cui ci siamo battuti tanto. Per il terremoto sono stati presi dei provvedimenti importanti che sono stati confermati dalla Camera, ma la Camera ha anche fatto un'aggiunta significativa, ossia ulteriori 5 milioni sul 2019 per interventi a favore della ripresa produttiva delle imprese, del settore turistico, dei pubblici esercizi, del commercio e dell'artigianato. Ma, come giustamente ha dichiarato il senatore Manca nella prima commissione, per il terremoto è necessario fare i fatti, non le proroghe. Ma questo è un mille proroghe. Quindi i fatti arriveranno quando noi troveremo i fondi che voi non avete messo nella vostra legge di bilancio per aiutare le popolazioni terremotate. La senatrice Biti, sempre in prima commissione, ha fatto un paragone romantico fra quelle che sono state le nostre promesse, diciamo, elettorali nei confronti dei cittadini terremotati e quella che è una storia d'amore. Mi è rimasta impressa perché effettivamente di amore si tratta di amore verso dei cittadini che hanno avuto dei grossi drammi e dei grossi disagi. Ma io non so, la senatrice Bitti ha sostenuto che spesso, presi dall'entusiasmo del momento, si fanno delle promesse che poi, una volta che l'entusiasmo è svanito, talvolta spesso vengono disattese. Ecco, io non so come vivano le storie d'amore i senatori del PD, ma per noi l'amore è una cosa seria e noi abbiamo un grande amore nei confronti delle popolazioni terremotate. Noi faremo qualsiasi cosa in nostro potere per aiutare questa gente. Se fosse per voi, nonna Peppina e moltissime altre famiglie che per sopravvivere hanno dovuto costruirsi delle case estemporanee, chiamiamole così, sarebbero ancora in mezzo a una strada. Sarebbero in mezzo a una strada, perché ci sono sindaci eroi che hanno dovuto contare solo sulla beneficenza e sull'aiuto di tutto il paese, perché dal governo e non è arrivato un euro, non è arrivata una casetta, né per le famiglie né per gli allevatori. Parlateci con questi sindaci, parlateci personalmente. Quindi, a volte io mi chiedo se voi abbiate avuto un'amnesia collettiva quando si parla di terremoto, e magari siete stati contagiati dal vostro segretario Martina, il quale ci ha dato degli ignobili perché avremmo tagliato 10 miliardi di euro per i disabili, quando poi il ministro Fontana gli ha ricordato che i tagli li avete fatti voi, ha cancellato il post. Però la memoria delle persone non si può cancellare. Passiamo a un altro provvedimento importante, che è quello dei truffati dalle banche. Voi avete sempre sostenuto che non si poteva fare niente. Avete addirittura votato il bail-in, che prevede che per le banche, in caso di dissesto finanziario o in liquidazione, si possa attingere direttamente nei conti correnti dei clienti. Noi sblocchiamo con questo provvedimento, grazie a un intervento di un emendamento della Camera, sblocchiamo
il fondo disponibile di 25 milioni subito per fare in modo che chi è stato certificato come truffato dalle banche possa immediatamente essere rimborsato. Questo è qualcosa che potevate fare voi e che non avete fatto. Veniamo al bando periferie. Ne abbiamo discusso abbondantemente in commissione, ma c'è un piccolissimo problema: che l'articolo 13 non è stato toccato dalla Camera, quindi non dovrebbe nemmeno essere oggetto di dibattito. Ma qua c'è un motivo ben preciso per cui voi ne state parlando, perché vi siete dimenticati di farlo prima della pausa estiva, ovvero quando avete votato l'emendamento. Quindi siete arrivati a settembre chiedendo di discutere di una cosa su cui in teoria non si doveva neanche discutere, perché non è stato modificato dalla Camera. Il bando di periferie però è una cosa seria, quindi se ne può parlare. Se ne può parlare perché è giusto dare delle risposte concrete ai sindaci. Voi avete violato la Costituzione e la Corte Costituzionale l'ha certificato, mettendo nel bando periferie dei fondi che non potevate mettere. Questo è stato reso possibile grazie a un ricorso della Regione Veneto, perché questi fondi dovevano essere la finalità di questi fondi doveva essere decisa attraverso le regioni. Non potevate decidere voi a quali comuni e a quali progetti dare questi soldi, ma è vero che i comuni hanno bisogno di liquidità. Voi ci avete accusati in commissione di aver scippato i comuni, di aver fatto addirittura una rapina a mano armata nei confronti delle amministrazioni comunali. Io vi ricordo che dal 2011 ad oggi ci sono stati 9 miliardi di tagli nelle casse dei comuni. Dal 2011 oggi sono stati 9 miliardi. E poi calcoliamo anche i 5 miliardi di cassa bloccata nelle casse dei comuni di tutta Italia. E questo è importante perché? Perché grazie alla proroga noi abbiamo salvato il bando periferie prorogandolo al 2020, e nel frattempo si troveranno altri fondi. In caso contrario, nessun comune dal 25esimo in poi fino al 120esimo posto avrebbero preso un euro. Noi abbiamo sbloccato questi fondi che serviranno a coprire gli avanzi di amministrazione. Ma questo è importante perché c'è un'altra sentenza della Corte Costituzionale che ha stabilito che non poteva il governo bloccare gli avanzi di amministrazione, e parlo ovviamente di tutti i governi a guida PD, perché i soldi erano già nella disponibilità dei comuni. Quindi voi avete bloccato dei fondi comunali per anni e ora gli date l'elemosina facendo un regalo con fondi statali. Ma i comuni dei fondi statali non gliene frega niente, loro vogliono tenersi i loro soldi e usarli. Avete dato 18 milioni al comune di Bergamo del PD, in cassa ne ha 60 di milioni che non ha potuto spendere in questi anni. Se voi veramente aveste avuto a cuore questa cosa, alla prima sentenza della Corte Costituzionale, che è stata nel 2017, avreste agito per riaprire gli spazi finanziari dei comuni, cosa che faremo noi per tutti gli 8.000 comuni italiani che devono essere gestiti nello stesso modo. Non ci sono i comuni importanti e i comuni meno importanti, perché ogni cittadino ha il diritto di essere considerato come anche quello di un piccolo paese, come quello di una grande città. Noi adesso ridaremo giustizia ai comuni, cosa che voi non avete fatto in tutti questi anni. E nel frattempo i progetti esecutivi, che presenteranno un cronoprogramma reale, verranno finanziati. Di questo se ne sta occupando l'ANCI, se ne sta occupando la Presidenza del Consiglio. Abbiamo fatto un altro provvedimento importante, che è la proroga delle gestioni associate per i piccoli comuni, che era un'altra richiesta di ANCI, con l'impegno da parte del governo di istituire entro 60 giorni un tavolo tecnico con i comuni, con le province e le città metropolitane, per sistemare degli altri grossi pasticci che voi avete fatto. Perché i tagli che avete fatto alle province, visto che voi vi siete erti a paladini dei comuni, hanno influito anche sulla qualità di vita dei cittadini dei comuni, perché la provincia ha sempre collaborato con i comuni. Quindi io sono molto orgogliosa di questo provvedimento e ripeto,
che non è questo il momento in cui possiamo risolvere tutto. Noi siamo uomini e donne che amiamo la nostra terra, la nostra gente, ma non siamo supereroi e non possiamo in pochi mesi risolvere tutti i danni che avete fatto. Quindi esprimo parere favorevole a nome del gruppo Lega Salvini Premier PSDAZ e vi ringrazio. Grazie senatrice. È iscritto a parlare il senatore Saccone, ne ha facoltà.